Amici di Enjoy Television, comincia da qui l'avventura dell'estate 2011 di una delle feste più importanti dell'isola di Ibiza. È definita la festa della gente, la festa in cui bisogna sorridere, la festa in cui bisogna essere allegri e bisogna essere se stessi. Questa è la Troia Ibiza 2011 Opening Party. Amici di Enjoy Television, questa sera sull'isola di Ibiza è una serata importantissima, vero Carlo? Claro che sì, la più importante dell'isola. La più importante dell'isola, perché questa sera inizia la Troia, la stagione 2011 della Troia. Siamo durante il passacaglie, siamo al porto, stiamo preparando tutta la serata, Carlo. Cioè, allora, Sina... Calda la macchina adesso. Questa stagione 2011, cosa mi puoi dire? Come sempre, la fiesta nostra, sempre la libertà, la felicità, la diversione, passarlo bene, il ridere, perché noi, per noi il più importante è il riso, il ridere e passare bene la vita, perché sennò non c'è piacere sennò senza questo. Il tema dell'inaugurazione della Troia, il titolo di questa serata. Bueno, noi sempre iniziamo della stessa maniera, che è rosso e nero, che sono i nostri colori. Il tema in questo anno è realmente il ridere e il riso. Okay. Vogliamo enfocare la nostra festa sopra il riso, il ridere, che è questa cosa che fa la vita più bella e più facile. Però ci saranno dei temi, dei titoli, sì, che sono dei titoli importanti per la Troia, che ogni anno tornano, no? Sì, come sì, c'è sì, il Kama Sutra, ci sono tante altre feste. C'è l'Alterne, c'è Brasile, c'è la Sauna, tantissimo che adesso non mi vengono, però sono il convento. Tante nuove e tante vecchie. No, la maggioria sono delle sempre che ripetiamo. Anche facciamo sempre due, tre o quattro che possano cambiare ogni estate, dipendendo della politica, di qualche situazione che passa nel mondo. Quindi la Troia si occupa anche di attualità, parla anche sempre, della realtà. Sì, un pochino sì, perché sempre vogliamo dare l'immagine di quello che passa anche nel mondo. E però che... bisogna anche dire, nel mondo succede questo, ma noi ridiamo. Esatto, sempre ridendo un poco, anche facendo la buffa ogni tanto, però sempre per portare il riso alla gente. Questo è lo spirito della Troia. È lo spirito della festa. Ridere un po' di più anche sulle cose poco belle. Perché per la festa hai bisogno di ridere, sennò non c'è festa senza ridere. Ci sono dei personaggi che abbiamo già visto negli anni passati, ci sono dei personaggi nuovi. Sì. Come avete fatto a scegliere i ragazzi nuovi che fanno parte del cast della Troia? Noi ogni anno facciamo un casting qua nella città, in un bar, frente a tutta la gente che è aperto, qualcuno può venire qua e vedere il casting. E così vediamo anche la gente nuova che si presenta, chi viene all'isola, e così possiamo portare sangue nuova e dare anche energia per la festa, e questo lo facciamo sempre ogni anno. Persona
per entrare nella famiglia della Troia? Io credo che molto creatività, personalità, non vuol dire necessariamente che hai di essere il più bello, il più fantastico, dipende molto della forza che esce di ognuno. Certo. E questo si vede alla prima volta, alla seconda già vedi la voglia che c'è qualcuno di entrare in questo gruppo e così facciamo. Enjoy Television, noi vi ricordiamo che vi aspettiamo qui ogni mercoledì dell'estate 2011 sull'isola di Ibiza, prima nel Pasacaie al Porto, esatto. E poi all'Amnesia. Esatto. Ogni mercoledì la Troia. E a ridere, che è molto importante.